Alessandro Di Battista, allora lei mercoledì scorso ha annunciato di non volersi più ricandidare in Parlamento. È solo merito di suo figlio Andrea, il piccolo Andrea ha compiuto 2 mesi, no, adesso? Sì. No, in realtà io lo dichiarai la prima volta nel 2014, poi lo dissi un sacco di volte, però nessuno ci ha mai creduto. In questi anni tante cose che ho detto, in tanti non ci hanno creduto, alcune persone non credono neanche che mi taglio lo stipendio, che non abbiamo preso un euro di finanziamento pubblico ai partiti. E evidentemente questa scelta che, ripeto, ho preso già nel 2014 ha fatto così tanto scalpore in un paese dove sono tutti abbullonati alle poltrone. Guardi, le racconto un episodio in questi giorni in transatlantico. Non sono proprio tutti abbullonati alle poltrone, Scamarcio, no? Dipingere sempre il mondo il luogo che frequento io e il Parlamento, ci sono diversi parlamentari che stanno lì da 30-40 anni e un napoletano da 64. In questi giorni in Parlamento vengono da me alcuni deputati che mi fanno i complimenti per questa scelta. Bravo, sei stato coraggioso, persone alla quarta, quinta, sesta legislatura, che io gli dico fallo pure tu, non ricandidarti. E cosa le rispondono? Abbassano gli occhi e se ne vanno. Io vi riporto quello che capita. Io penso soltanto che si possa far politica al di fuori del palazzo, voglio continuare a farla, occupandomi di controinformazione, di scrivere reportage e sostenere il movimento senza ricandidarsi. È una scelta che, ripeto, presi nel 2014. Ecco, c'è naturalmente chi ha anche così, dietrologia. Sì, insomma, malignato un po' sul fatto che, siccome voi 5 Stelle non potete andare oltre i 2 mandati, c'è qualcuno che ha detto, vabbè, siccome adesso il leader è Di Maio, Di Battista se ne va per un po' e tra 5 anni torna e magari farà lui il leader, quindi queste sono solo delle malignità. Sì, io non so quel che avverrà, non so se voi siete perfettamente a conoscenza di quel che avverrà nelle vostre vite nei prossimi anni, io personalmente no. Quando si compiono scelte del genere, esatto, lo sport nazionale è provare a tirare fuori delle strategie, l'ha fatto perché vuole fare il sindaco di Roma. Glielo chiedo, potrebbe anche essere legittimo. No, non ce l'ho, non ce l'avevo con lei in questo momento, intendevo, ho letto alcune cose, anche qualche cattiveria, ripeto. È una scelta particolare, ma fa parte anche dello spirito del movimento. Io fino a 5 anni fa, a me 5 anni fa nessuno mi conosceva, sono stato eletto, ho portato avanti il mio mandato e ce l'ho messa tutta. E adesso voglio tornare al mio lavoro, che è quello appunto relativo alla controinformazione, scrivere, occuparsi di tematiche sociali. È quello che mi piace fare e voglio tornare a farlo. Riccardo Scamarcio, fa bene? Ma io condivido questa scelta, sì, e anche perché questa storia dei 2 mandati così la convince? No, la storia dei 2 mandati non mi convince affatto, ma io invece condivido questa scelta, nel senso che penso che si possa fare politica, anzi, per certi versi si possa essere ancora più incisivi stando dietro le quinte, no? Perché essere sotto i riflettori tutto il tempo e sotto comunque una pressione mediatica che è molto forte e condiziona spesso, come dire, le scelte politiche, oppure può, come dire, accendere dei falsi riflettori su questioni di corruzione che poi si rivelano false, molte sono vere, ma insomma, quindi diciamo c'è uno strumento ricattatorio dell'opinione pubblica, dei media, che condiziona molto la politica italiana. Un esempio su tutti, diciamo, il 1990 è Tangentopoli, no? Quindi qui sappiamo che per esempio un diritto dei cittadini come l'avviso di garanzia, che doveva garantire il cittadino che veniva avvisato che lo Stato indagava su di loro, è stato utilizzato come strumento di ricatto che ha buttato giù la Prima Repubblica. Quindi dico, cioè, stiamo attenti. Penso che per esempio la questione dei, però il limite fondamentale qui sono i 2 mandati, ma perché? La presunzione di innocenza in questo paese deve ritornare a vivere. Cioè, io non posso pensare che in un paese che, democratico, diciamo, che si basa su delle idee democratiche, ecco, poi di base parte dal presupposto che massimo 2 mandati, perché poi al terzo ti corrompi. Cioè, no, non posso pensare. E poi credo anche che ci sia, e tu lo sai, Alessandro, cioè, ci metti 5 anni a capire come funziona, no? E questo anche nelle aziende pubbliche è così, no? Certo, ci vuole un po' ci di vuole tempo, del tempo per capire, come funzionano i meccanismi e poi della politica. Che io credo, ecco, poi non mi piace pensare, credo che dobbiamo abbassare un po' i toni generalmente comunque, io credo che dobbiamo trovare i punti in comune e ce ne sono, e
è un augurio che faccio a tutti i politici, a tutte le persone che sono coinvolte nel processo culturale italiano. Guardate che noi stiamo vivendo un momento molto delicato, molto delicato della nostra storia economica, non solo proprio del paese, dell'Europa e dell'Occidente. L'Italia è l'ombelico del mondo, quindi noi dobbiamo riprendere lo Stato nelle mani dei cittadini, veramente. Farlo funzionare, ecco, farlo un funzionare. Po' meglio. Sì, farlo funzionare, però intanto, posso fare un esempio? Ecco, perché su questo tutta la televisione italiana ha sostenuto la tesi della privatizzazione. L'Alitalia, per esempio, no? Ecco, io viaggio molto, quindi la conosco proprio bene l'Alitalia. L'Alitalia è una compagnia, era la compagnia di bandiera italiana. Quando a un certo punto l'Europa ha impedito allo Stato di fare, diciamo, di investire dei soldi perché era in perdita, cosa che però invece ha garantito ai francesi e ai tedeschi, prima, dopodiché che è successo? Abbiamo privatizzato questa compagnia, l'abbiamo privatizzata, questa compagine in qualche modo ha fallito. Magari hanno fatto anche dei profitti, comunque i salari hanno pagato perché si sono stati licenziati dei dipendenti. È stata riprivatizzata, lo Stato ha messo i soldi in quella circostanza, è stata riprivatizzata, Etihad ha preso la proprietà degli slot dell'Alitalia, che era la cosa che gli interessava, e quando doveva fare investimenti ha detto no, licenziamo. C'era il referendum, non ha potuto licenziare, fallisce e lo Stato paga di nuovo, perché se fallisce il danno economico dell'Alitalia, fammi finire, aspetta, il danno economico dell'Alitalia è più grande dei soldi che deve investire lo Stato. Se è così, perché è privatizzata? Rinazionalizziamo l'Alitalia. Rinazionalizziamo l'Alitalia? Io sono d'accordo sul fatto. No, mi dica solo sì o no. Beh, noi abbiamo già noi abbiamo già preso posizione, appunto, in questo momento è complicato rimetterci dei quattrini sull'Alitalia, per cui quello che dovrebbe fare oggi un governo è trovare degli acquirenti seri. È quello che stanno cercando di fare. Io però sono d'accordo sul fatto che gli errori sono stati esattamente commessi, come diceva Riccardo poco fa. Sulla regola dei due mandati, però, chiariamoci. Io ce l'ho contro la politica professionista. Non è che penso che al terzo mandato, per forza, io non lo so, qualsiasi politico si corromperà. Non ho mai creduto questo. No, però il concetto è diverso. Il concetto è che un politico che fa politica di professione debba per forza di cose essere una cosa negativa. Io e questo credo, non è vero. Bisogna mettere sul piano della bilancia due cose. Però, la possibilità con la regola dei due mandati, Lilli, che si possano perdere all'interno del Movimento 5 Stelle degli elementi importanti, evidentemente. Che c'è, ma allo stesso tempo c'è il pericolo e il rischio di diventare parte di quel palazzo. Io ci sono stato 5 anni e ci sarò fino alla fine di questa legislatura. Ho visto politici che entrano in quel palazzo parlando dei problemi dei cittadini e finire ad interessarsi dei problemi loro, le correnti, le controcorrenti, la spartizione di potere, proprio perché per me la politica è l'unica professione che inizia a fare peggio quando diventi professionista. Questa è la mia opinione. Va bene, per fortuna non è vero per tutti. Certo, è la mia, infatti. Le voglio chiedere un paio di cose rapide. Uno, Grillo ha cercato di dissuaderla dal fare questo passo di non ricandidarsi? No, Beppe è un mio amico e mi ha sempre capito, io mi sono sempre sentito capito da Beppe. E quindi ha detto, hai accettato la mia scelta. Bene. La seconda cosa, di che cosa vivrete lei e la sua famiglia da un punto di vista proprio economico? Io prima di uno stipendio. Esatto, no? E tra l'altro, come tutti i parlamentari del movimento, abbiamo anche rinunciato a questa pensione privilegiata che hanno gli altri parlamentari. Io prima di entrare in Parlamento scrivevo reportage, mi occupavo della cooperazione internazionale, spero di poter continuare a fare questo. Nel senso che ce l'ha già un lavoro? Quando finirò la mia legislatura, come tutti i comuni mortali, mi toccherà trovarmi un lavoro. E penso che sia anche un bel segnale da parte di un parlamentare. Sì, le consiglio di farlo un po'. Tranquilla che garantirò una vita dignitosa alla mia famiglia. Stiamo tranquilli. Senta, Scamaccio, lei ha detto che Di Battista le piace, ma che questo non vuol dire che voterà 5 Stelle. Che cosa manca al movimento per indurla a votare per loro? Ma intanto voglio dire che cosa mi piace di Battista, perché se no ragioniamo sempre al negativo. Cioè, io ho visto, ascoltato alcuni interventi che ha fatto in Parlamento su questioni importanti e devo dire che raramente ho sentito parlare
un onorevole, un deputato, in questo modo qui, ecco, mettendo al centro delle questioni vitali e serie che dovrebbero essere all'ordine del giorno sull'agenda dei giornali italiani. Cioè, voglio dire, noi abbiamo... Ecco, mi dica che cosa manca al movimento, perché... Io sono un po'... sai che non sono abituato alla televisione, ma qui siamo veloci perché abbiamo tante domande da fare. Io ho tante domande da fare. Il movimento ha dei limiti... Tipo, questa cosa dei due mandati, come dire, è un sintomo di un pensiero... Ma anche lei pensa, come molti altri, che l'inesperienza sia il più grosso limite del Movimento 5 Stelle? No, non credo, perché diciamo c'è stato un periodo, forse quello iniziale, dove come dire, hanno mostrato segni di inesperienza. Le piace com'è amministrata Roma, per esempio? Abbiamo una sindaca 5 Stelle. Cioè, io non ho notato nessuna differenza. Io vivo a Roma, ma non noto nessuna differenza. Certo, ci sono dei problemi enormi nella città, nelle periferie. Quindi è sempre mal amministrata, perché... Ma male amministrata, Fatto un complimento alla sindaca. No, io voglio dire una cosa. Sì, male amministrata, ok, va bene, probabilmente, sicuramente ci sono dei problemi gravi, ma ancora una volta riporto, ma perché gli argomenti devono essere sempre il negativo? Il New York Times ha detto che a Roma c'erano i topi e tutti quanti hanno ripreso questa notizia. Ma voi siete mai andati a New York? Al semaforo, a Manhattan, non a East Village, aspetti che scatti il verde con una pantegana grossa così, ti parla e dice sì, vai prima tu perché io ho paura che qua mi schiaccio. Veramente? Sì, sì. Ecco, vabbè. E allora, di che allora, parliamo? Di Battista, allora abbiamo capito che forse Scamarcio voterà per voi. Scusami, perché dici questa cosa? Una cosa dai topi? Dal fatto che dico il New York Times dice cose sbagliate? Scherzo, no, perché ha detto, giustamente è partito da... No, parto dalle cose positive. Dalle cose positive. Ma è un modo di approcciarmi all'analisi politica, ecco. Ecco. Le cose che ci uniscono, non quelle che ci dividono. Io vorrei capire da Di Battista una cosa. Siccome ieri Berlusconi ha detto che voi siete più pericolosi dei comunisti nel 1994, vuole replicare? Per me è un po' un disco rotto, perché dal 94 dice le stesse cose. L'avversario del Movimento 5 Stelle non è Berlusconi che... Prima era la sinistra, però no, adesso siete voi. Per me l'avversario è il sistema della partitocrazia. Io, come sa, non ho mai visto grandi differenze tra il PD e il PDL. In questo paese è fatto alla rovescia, Berlusconi con Forza Italia ha creato Equitalia e la sinistra ha abolito l'articolo 18, per cui per me non ha più senso dividere destra, sinistra, sono categorie per me obsolete. Come l'ha trovato ieri Berlusconi? In forma, da Fazio? Ma si parla tanto del ritorno di questo soggetto qui, ma c'ha il 13% e oggi ha paura, una paura enorme della possibilità che possa vincere il Movimento 5 Stelle, perché gli facciamo una legge anticorruzione che gli svuota il partito in 24 ore. Questa è la verità. Per cui da una parte lui, dall'altra parte Berlusconi, parleranno da qui alla futura elezioni esclusivamente del Movimento 5 Stelle, perché siamo il loro incubo. Ma francamente io sono fiero di essere il loro incubo. Senta, ma ha ragione Berlusconi quando propone, dice che le pensioni minime dovrebbero essere aumentate a 1.000 euro al mese? Ha governato 3 volte, perché non l'ha fatto? Sono tutti bravi a chiacchierare, 1 milione di posti di lavoro, le pensioni minime, le dentiere, le cure odontoiatriche. Questo soggetto ha governato e non l'ha fatto, oggi in campagna elettorale le spara. Se poi i cittadini italiani vogliono continuare a credergli, chi è causa del suo mal pianga se stesso, ma il mio avversario non è Berlusconi o Renzi, è l'indifferenza di parte degli italiani, che secondo me devono assumersi le loro responsabilità, e è tempo che diano una possibilità a una forza politica che, per carità, senz'altro siamo stati inesperti. Io sono entrato il primo anno in Parlamento, è stato difficile, ho dovuto studiare, non sapevo scrivere un'interrogazione parlamentare, però abbiamo dimostrato di essere una forza di opposizione estremamente seria. Oggi siamo la prima forza politica del paese e chiediamo un'occasione. Se poi crederanno a questo soggetto, il milione di posti di lavoro, si chiama amen. Sempre Silvio Berlusconi. Ma io, per me, Lilli, per me non vanno neanche più nominati, perché non sono loro gli avversari qui in Italia. In questo credo di essere d'accordo con Riccardo. Cioè, non sono i partiti politici i nostri avversari. Noi siamo molto forti. Dobbiamo riuscire nei prossimi mesi, cosa che sta facendo Luigi, a parlare con tante realtà, con tanti cittadini,
parlando esclusivamente ai nostri punti programmatici. Renzi e il PD hanno paura delle nostre misure a tutela del risparmio e a favore della trasparenza bancaria, perché per me il PD non è un partito, è una banca. Berlusconi ha paura del fatto che metteremo mano chiaramente alla legge anticorruzione seriamente e riformeremo la prescrizione. Non va bene neanche quando Renzi propone di allargare gli 80 euro al mese alle famiglie. Io non commento gli slogan di un altro che doveva... No, sono delle proposte. Noi abbiamo delle proposte economiche serie. In alcuni casi gli 80 euro sono stati dati ai ceti bassi, medio-bassi. Davvero, sì, quindi. E contestualmente sono stati privati i cittadini una serie di diritti. Questa è la politica loro, no? Ti danno il bonus e la mancetta, così tu ti accontenti, abbassi la testa e contemporaneamente ti fregano i diritti. Io non la penso così. Io credo appunto che siano corresponsabili della distruzione che c'è stata in Italia, ma si può, Lili, si può commentare un uomo che ricordo ancora per l'ennesima volta di fronte al Parlamento, io ero lì in aula, disse: qualora dovessi perdere il referendum smetterò con la vita politica, e ancora sta lì a pontificare. Io dissi nel 2014, se si arrivasse a fine legislatura non mi ricandiderò, e sono stato un uomo di parola. Questi qui non hanno credibilità zero per quanto mi riguarda. È così, Scamarcio, e siccome ha fatto molto discutere la cosa che ha detto Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, che se dovesse scegliere tra Berlusconi e Di Maio, ha detto che lui sceglierebbe Berlusconi. Lei pensa che potrebbe essere una scelta ipotizzabile per tanti italiani, per lei? Lei cosa farebbe? No, io non credo, perché Berlusconi ha perso, diciamo, di credibilità quando si è ritirato, quando ha lasciato che lo Stato e che l'Italia, cioè una persona come Berlusconi che ha basato tutta la sua politica sulla virilità, sulla io c'ho gli attributi e le cose, ecco. E poi quando arriva il momento che deve difendere gli interessi della nostra nazione, se ne va, gli italiani non sono stupidi. Seguono il calcio, sono semplici, ecco, quindi quel messaggio, mi riferisco al 2011, sì, quel messaggio lì, perché lì l'hanno attaccato personalmente, diciamo, gli hanno messo le mani in tasca, ecco, quindi diciamo le cose come stanno, perché non sennò... Non aveva molta altra scelta, perché non aveva molta altra scelta, certo. L'Italia, no, poteva restare, uno poteva restare e rinunciare a quello che questo paese aveva costruito, diciamo, di personale, ma gli italiani tanto lo capiscono, è un messaggio chiaro quello. Quindi, diciamo, al di là di Berlusconi, io comunque credo che si possa fare poco in questo momento in Italia per come stanno le cose. Chiunque vada al governo, chiunque. Quindi anche loro faticherebbero. Certamente, per una semplice ragione. Noi paghiamo 100 miliardi di euro sul debito, ok? Quindi noi, e dobbiamo rispettare il 2,5% di deficit. Mi dite, con queste restrizioni, che cosa rimane a questo povero Stato? Nulla. Investimenti produttivi in Italia non se ne possono fare. Di nessun ambito. Allora, vede che fa bene ad andarsene adesso. No, però in Francia e in Germania certi parametri li hanno sforati. Per cui allora ha ragione. Che non hanno un debito così alto come l'Italia. Gli Stati Uniti d'America hanno un debito altissimo e gli è concesso. Noi dobbiamo considerare tutti i debiti degli Stati, anche quelli privati, e noi su quelli, ricordando il perché, diciamo, fanno i conti in Europa, si fanno un po' come dicono loro, un po' Germania e Francia, più Germania, fanno un po' i calcoli. Non c'è una vera politica europea, questa è la verità, c'è una politica economica, diciamo monetaria, c'è l'unione monetaria, finanziaria, ma non esiste la politica europea, abbiamo fischi diversi, problemi diversi, siamo paesi diversi, parliamo lingue diverse, e paradossalmente l'unione monetaria ci sta dividendo ancora di più. Io lavoro in Francia, parlo francese benissimo, parlo inglese benissimo, vivo, giro l'Europa, Berlino, Londra, ma dico, ma veramente, veramente, ma di che cosa stiamo parlando? I problemi sono uguali dappertutto. Cioè, sì, la società civile, la società civile soffre ovunque. Con qualche ovunque. Distinguo, Scamarcio, sì, credo. Ma... voglio solo chiedere a Di Battista, voi, diciamo, vi siete concentrati a fare opposizione soprattutto al PD di Renzi, no? Però, che uno ne pensi, Berlusconi è tornato, ed è tornato più battagliero che mai, e molti italiani ancora pensano di votarlo. Siete attrezzati per vincere contro di lui? Un po' come chiedere all'oste se vuole il vino, io però credo proprio di sì.
Evidentemente anche per lei momenti anche diversi quelli che userete, no? Contro Berlusconi, visto che ma ripeto, sono uguali, noi non è che faremo la campagna elettorale contro Berlusconi, no. A me non mi interessa, io non parlerò di lui, è lui che parla di noi, è lui che ogni giorno si sveglia la mattina e deve trovare il modo di attaccare Luigi Di Maio. Noi siamo attrezzati con un programma di governo che prevede la creazione di una banca pubblica di investimento per le imprese, ne parlavano loro, non l'hanno mai fatta su un modello tedesco, che prevede il reddito di cittadinanza per sostenere le famiglie più in difficoltà, l'hanno detto, non l'hanno mai fatto, diciamo, hanno parlato di sostegno alle famiglie, che prevede una misura straordinaria per le piccole e medie imprese, l'hanno sempre detto e non l'hanno mai fatto. Noi abbiamo dei punti programmatici, una vera legge sul conflitto di interesse che ho capito in questi 5 anni non riguardava soltanto Berlusconi, perché il Partito Democratico è mischiato con il sistema bancario in maniera incredibile, quindi non è che non è stato risolto il conflitto di interessi per colpa di Berlusconi. Abbiamo un pacchetto anticorruzione durissimo, abbiamo una serie di proposte, un piano energetico nazionale per uscire da qui al 2050 dalle energie fossili. Sono le nostre proposte. In questo senso siamo attrezzati, sì, abbiamo per me il miglior candidato che il Movimento 5 Stelle potesse esprimere, che è Luigi Di Maio, e abbiamo un programma serio. Se questo convincerà i cittadini non lo so, però io non lo nomino più. Mi creda, io sono entrato in Parlamento, forse su questo intendeva prima Riccardo, che credevo che i miei nemici fossero i politici, di destra, di sinistra. Poi ho capito che ci sono dei personaggi molto più importanti dei politici, boiardi senza nome, funzionari di Stato, capitalisti finanziari, che detengono le nostre vite e utilizzano il politico di turno per portare avanti una serie di leggi utili a quel sistema, soprattutto finanziario. Io me la sono presa molto con la legge Fiano sul fascismo, perché oggi parlare nel 2017 di un fascismo morto e sepolto, e aggiungo grazie a Dio, serve per impedire al cittadino di fare un ragionamento su quel fascismo vivo e vegeto, ovvero il capitalismo finanziario. Insomma, a Ostia abbiamo visto un neofascismo, sì, le piace? Assolutamente. No. Ci sono i reati e vanno chiaramente perseguiti, quello è, abbiamo condannato tutti. No, non sono solo reati, assolutamente. No, sono anche contenuti di della politica. Non mi piace affatto, sto dicendo che oggi per me il fascismo è il primato della finanza sulla politica. E la politica deve decidere sulla finanza. Mm. È lo Stato, esatto. Il Parlamento che deve comandare e tutti gli altri devono diciamo, ubbidire alle decisioni del Parlamento della Repubblica Italiana. Per me questo significa fare politica. E la farò e porterò avanti le mie battaglie anche fuori dal palazzo. Senta, Scamarcio, lei ha appena finito di girare, a proposito di Berlusconi, il nuovo film di Paolo Sorrentino su Berlusconi che si intitola Loro. Lei nel caso specifico interpreta Giampaolo Tarantini, che era quello che procurava le ragazze per le cosiddette cene eleganti. Berlusconi come la prenderà? Gli piacerà questo film? O si arrabbierà? O cosa pensa lei? Che diciamo noi sappiamo poco, anzi niente di questo secondo film, c'è molta suspense. Secondo me gli piacerà il film. Gli piacerà? E ma perché secondo me gli piacerà? Perché è un bel film, un film di Sorrentino può essere soltanto un bel film. Beh, insomma, adesso non so come mai lei sia così sicuro, non credo che sarà un... Sì, ma insomma, il film poi parla, insomma, non parla solo di Berlusconi, parla molto di noi, il film si chiama Loro, insomma, io non posso dire molto perché sennò mi ho firmato una lettera di segretezza, quindi però... No, ma lei pensa che a Berlusconi piacerà? Io penso di sì, in qualche modo c'è l'uomo... Gli vorrebbe dare un consiglio per come guardarlo? Magari ci vuole una chiave, non lo so. No, io penso che diciamo il film veramente tenta anche di parlare di cose un po' più complesse in maniera semplice, però sul corpo, sulla mercificazione dei corpi, per esempio, no? Quindi c'è una cosa un po', è uno sguardo artistico di un autore, di un pensatore come Paolo, quindi insomma io penso che uno debba essere contento. Vedremo. Senta, Berlusconi ieri Di Battista ha detto che non è né il passato né il futuro ma il presente. Forse alla fine ha ragione lui, perché è qui ed ha già dato il via alla campagna elettorale, che sarà lunga perché andremo a votare metà marzo, no? All'incirca. Sì, speriamo il prima possibile, dato che io non ho alcunissima voglia, ripeto, di parlare di Berlusconi, però posso provare a confutare alcune balle. Oltre a quello che ha citato, ha anche detto che il Movimento 5 Stelle intende applicare la tassa di successione e la patrimoniale. Queste sono fake news del mentitore seriale, anzi io oggi l'ho
l'ho chiamato il bugiardo dannata, mentre quell'altro è il novello bugiardo. Cioè, ecco, Renzi sarebbe il novello bugiardo. Sì. Tra l'altro una è una bella copia dell'altro. Le dicevo, noi non applicheremo nessuna patrimoniale e nessunissima tassa di successione, per cui tentano e tenteranno da qui alle prossime elezioni di spaventare gli italiani rispetto a una possibile vittoria del Movimento 5 Stelle. Il loro obiettivo non è risolvere problemi. Cioè la tassa alla prima casa bisogna continuare a non pagarla? O il Movimento 5 Stelle come posizione ha sempre avuto l'abolizione della tassa sulla prima casa, perché la prima casa per noi è un diritto. Quindi in questo siete d'accordo con Berlusconi, con Renzi, finalmente una cosa sulla quale siete tutti d'accordo? Sì, sì, noi... Siamo più unici che rari su... questo però tipo anche di politica in questo senso, sulla prima casa. Però... Io lo posso dire, ho fatto il parlamentare e continuerò fino a fine legislatura valutando la bontà dei provvedimenti. Io insieme al Partito Democratico ho votato una legge sugli ecoreati e voterei domani mattina, se vi fosse volontà da parte del PD, che purtroppo ancora per poco la maggioranza, la legge sull'abolizione dei vitalizi. C'è una cosa sulla quale la voterei domani mattina, che non portano d'accordo L'abolizione dei vitalizi al Senato. Senta, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro. Alessandro Di Battista, il PD propone una legge per contrastare le cosiddette fake news. Voi siete favorevoli o contrari? Prima leggo la legge e poi valuto insieme a tutti i miei colleghi. Vorrei dire soltanto che le fake news sono le balle, le bufale, le menzogne. Se ne trovano tante in rete, se ne trovano tanti nei giornali. Esiste già uno strumento per contrastare le balle e difendersi, che è la querela per diffamazione. Io ricordo... Un po' più complicato, però. Sì, però io, dato che io ho fatto diverse querele, tra l'altro ho querelato pure Berlusconi perché disse che non ero laureato, e io ricordo quando la Boschi minacciò querele su di me e su Ferruccio De Bortoli, quando disse che l'amministratore delegato di Unicredit aveva chiesto, appunto, la Boschi all'amministratore delegato di Unicredit di intervenire per comprarsi la banchetta di famiglia Banca Etruria, io attendo ancora la querela per diffamazione da parte della Boschi. Banca Etruria, diciamo, attendo ancora la querela da parte della Boschi, come l'attende anche Ferruccio De Bortoli. Le bufale, Lilli, ci sono dovunque, ci sono in televisione, ci sono sui giornali, ci sono in rete. Questo, se poi evidentemente per il PD questo diventerà l'unico argomento elettorale, evidentemente sono alla canna del gas, no? Politicamente. Come? Si può fare qualcosa e si deve probabilmente fare qualcosa per limitarle, no? Innanzitutto sono necessari giornalisti con la schiena dritta, che non dipendono dai grandi editori, capaci ogni giorno di fare una corretta informazione, perché per me in Italia, a prescindere dalla rete, dalla fake news e dalle bufale, non c'è una corretta informazione. E anche per questo io ho scelto di uscire fuori per un po' dal Parlamento e dedicarmi alla controinformazione, perché è un altro dovere per me civico dare un contributo per informare i cittadini. Mi dispiace doverle dire che noi qui di 8:30, che andiamo in onda praticamente tutte le sere, pensiamo invece di fare un'informazione intellettualmente onesta e corretta. Non la prenda sul personale. No, ma lei ha detto che in Italia non c'è un'informazione corretta, ci sono tantissimi giornalisti che fanno bene il proprio mestiere. Alcuni sì e tanti altri no. Ma certo, come in politica, come in tutte le altre professioni. Scamarcio, le voglio chiedere, lei mai è stato vittima di una fake news? Certo, come no. Ma non mi va di riaprire questa questione, perché veramente... chi è sotto riflettori, e questo è un dato di fatto, è sempre imputato. Di fronte a un giudice... Che cosa fa notizia? Che il reato l'abbia commesso io o un pincopallo, un X? È ovvio, nessuno ha interesse. Io sono stato vittima di una calunnia a mezzo stampa che lo Stato italiano è stato capace di far andare in prescrizione. Capolavoro assoluto. Cioè io mi sono difeso, sono stato calunniato a mezzo stampa, diffamato... La loro querela è stata archiviata per insussistenza di prove e io ho aspettato 7 anni per avere giustizia e l'hanno fatta andare in prescrizione trasferendo un giudice da una stanza all'altra. E quindi giustizia non è stata fatta. Riccardo, il Movimento propone la riforma della prescrizione, che deve essere stoppata quando c'è il rinvio a giudizio, così tutti i processi arriveranno a sentenza. Non si è stato fatto in questo paese perché faceva comodo al PD e a Forza Italia, a Berlusconi, la riforma della prescrizione per salvarsi dai processi. Questa è la verità. Questo fa parte del punto del programma del Movimento. Siamo in chiusura. Prego. Ho due domande sul libro da farle, molto veloci. Siccome lei scrive nel libro a proposito di
diciamo, dell'imprevista paternità, quando avete dovuto affrontarla, lei e Sara, la sua compagna, lei ha proposto di andare in terapia di coppia. Lo consiglierebbe anche ad altri uomini? Sì, questo è stato per me e per Sara è un viaggio bellissimo, quindi è qualcosa di molto molto utile. Che ha consentito, vi ha consentito di conoscerci meglio. E di rafforzare la vostra coppia? Sì. Lei ha anche studiato di nascosto il francese, sì, per prepararsi all'incontro con la futura suocera a Parigi. Che cosa le ha detto quando l'ha incontrata? Sì, perché la prima volta che incontrai appunto la mamma di Sara ha coinciso anche con il giorno in cui gli abbiamo dato la notizia, perché lei non mi conosceva. Che stava per diventare nonna. Esatto. Per cui e provo, quindi cosa le ha detto? Le disse proprio, bonsoir, je serai le père de votre petit fils. Cioè io sarò il papà di vostro nipote. Bravissimo. Allora, in bocca al lupo, credi, naturalmente, ci vedremo ancora qui a 8:30, perché mi inviterà sia come parlamentare che come vedremo che cosa. Lei qui sarà sempre, grazie, sarà sempre un gradito ospite. Grazie Alessandro Di Battista, ricordo il suo nuovo libro Meglio Liberi, lettera a mio figlio sul coraggio di cambiare, pubblicato da Rizzoli. Grazie Riccardo Scamarcio. Grazie. Tra l'altro lei ha già cominciato un nuovo film, sì, insieme a Valeria sì, Golino, che uscirà quando? Tutti prossimamente? Sì, ad aprile, maggio, vedremo, vedremo. Va bene, tornerà qui per raccontarcelo. Va bene, va grazie. Bene, grazie. Grazie, grazie, grazie spettatrici e spettatori. Vi lascio la 13ª stagione di Grey's Anatomy e noi ci vediamo.